tutti noi, secondo la tradizione della Chiesa, abbiamo un angelo con noi che ci custodisce, ci fa sentire le cose. Quante volte abbiamo sentito, no, questo dovrei fare così, questo non va, stai attento. Tante volte la voce di questo nostro compagno di viaggio. Essere sicuri che lui ci porterà alla fine della nostra vita con i suoi consigli. E per questo dare ascolto alla sua voce, non rivelarsi. E quando noi non vogliamo ascoltare il suo consiglio, ascoltare la sua voce, facciamo lo stesso di dirle: ma vai via. Cacciare via il compagno di cammino è pericoloso, perché nessun uomo, nessuna donna può consigliarsi se stesso. Io posso consigliare un altro, ma non consigliarmi me stesso. C'è lo Spirito Santo che mi consiglia, c'è l'angelo che mi consiglia. E per questo abbiamo bisogno. Questa non è una dottrina sugli angeli un po' fantasiosa, no, è realtà. Quello che Gesù, che Dio ha detto: io mando un angelo davanti a te per custodirti, per accompagnarti nel cammino, perché non sbagli. Io oggi farei la domanda: com'è il rapporto col mio angelo custode? Lo sento? Gli dico buongiorno al mattino, gli dico custodiscimi durante il sonno, parlo con lui, gli chiedo consiglio, è al mio fianco.